Buon mattino con Gesù, fratelli, che Dio vi benedica. Ciao Giuseppe. Buongiorno, ciao Angela, Dio ti benedica. Come va lodando il Signore stamattina? Oh, grazie Signore. Oggi è bellissimo, Gesù è meraviglioso. Ma ogni giorno è meraviglioso, non solo oggi. Gloria, gloria, Signore. Ieri siamo andati a incontrare questo fratello che è arrivato dall'Italia. Sì. Grazie Signore. Ispirante. È molto ispirante. Il Signore lo ama, fratello prezioso. La sua vita apparentemente è cambiata. Parla sempre di Gesù. Abbiamo pregato per il battesimo dello Spirito Santo con lui. Amen. Gloria, gloria al Signore. Amen. Un fratello infuocato. Allora, stamattina tu mi dicevi c'è una dolce sorella che ti ha mandato una storia. Sì, sì. Grazie, fratelli. Continuate a inviare delle storie. Amen, amen, amen. Qualunque cosa che è bella, toccante, profonda, seria, sobria, che dà gloria al Signore, inviate. Amen. Cioè, cose speciali, no? Sì. Profonde. Mm-hmm, sì. E la storia di oggi, intitolata Tempesta in alto mare. Durante una riunione di missionari, l'anziano pastore, prima di predicare, volle introdurre il suo ospite alla congregazione, dicendo che l'ospite era un suo vecchio e caro amico che conosceva fin da quando era giovane e che ora avrebbe predicato un messaggio. Il vecchio amico si fece avanti sul pulpito e disse: c'era una volta un padre insieme al suo giovane figlio e un amico del suo figlio era presente e tutti quanti si misero entrare in una grossa barca. Volevano navigare sulla costa del mare Pacifico, dell'oceano. Quando si avvidero che una brutta e grande tempesta andava contro di loro e li bloccava dal ritornare alla riva. Le onde erano tanto alte che il vecchio, pur essendo abbastanza esperto del mare, non riusciva a mantenere la barca in piedi, talché una forte onda arrivata sulla barca si portò via nel mare tutti e tre le persone. E inclinò la barca e il padre era riuscito ad afferrare una corda di salvezza. A questo punto il vecchio fece una pausa nel suo messaggio dal pulpito e dopo pochi secondi, mentre con gli occhi guardava in faccia due giovani seduti sui primi banchi della chiesa che parevano interessati al racconto, e disse: quel padre che era aggrappato alla corda aveva solo pochi secondi per prendere la più grande decisione della sua vita, perché la corda poteva lanciarla solo da una direzione o dall'altra direzione opposta, solo a uno o all'altro. E questo consisteva chi avrebbe dovuto salvare, a suo figlio oppure all'amico di suo figlio. Ora, sapendo egli che suo figlio era un credente salvato per grazia e apparteneva a Cristo, e sapendo pure che l'amico di suo figlio non conosceva veramente Gesù Cristo ancora, nell'agonia della decisione sotto un torrente di onde, gridò al figlio dicendo: figlio mio, ti voglio bene, ci vedremo davanti al Signore. Gli dette l'addio mentre tirava la corda di salvezza al suo amico che non conosceva Cristo. E questi due riuscirono a scampare alla morte, mentre il figlio di quel padre morì e spariva nel buio sotto le onde della tempesta. Poi il vecchio aggiunse al suo messaggio: quel padre sapeva che suo figlio sarebbe finito con Cristo nella gioia della vita eterna. Gloria a Dio. Ma non poteva portare con sé il pensiero che l'amico di suo figlio sarebbe finito nel regno delle tenebre, lontano da Cristo. Perciò sacrificò il figlio per salvare il suo amico. Poi concluse dando il significato del messaggio alla congregazione. E disse: se qualcuno vi lancia la corda della salvezza, afferratela, affinché scampiate dalla morte eterna.
E poi se ne andò e si mise seduto, mentre un profondo silenzio e timore di Dio riempiva tutta la chiesa. Il pastore andò sul pulpito, anche lui predicò il suo messaggio e alla fine chiuse il servizio. Due giovani, a loro volta, si avvicinarono al vecchio che aveva raccontato la storia e gli dissero: «La storia che hai raccontata è certo molto bella, ma non crediamo sia realista. Nessun padre darebbe alla morte il suo proprio figlio per la speranza di salvare l'amico dalla morte». Il vecchio amico del pastore, guardando la sua vecchia Bibbia che aveva in mano, rispose: «Voi avete espresso il vostro punto di vista?» Poi disse loro: «Dite voi che non è una storia vera? A me invece mi fa capire quanto sia stato penoso per il Padre Celeste di dare suo figlio alla morte per salvare me, peccatore, e lasciar morire suo figlio, Gesù». Oltre a ciò vi dico, sono io il padre della storia che lasciò il figlio a morire tra le onde, e il vostro pastore è l'amico di mio figlio che si è salvato. Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E a volte dobbiamo lasciare morire qualcosa. Una parte di Abramo morì quel giorno quando offrì Isacco sull'altare senza sapere che sarebbe tornato, l'avrebbe riavuto. In un certo senso è un po' come una parte di Dio fosse morta in cielo, una parte di Dio. Una parte di Dio moriva a vedere il figlio Gesù morire sulla croce. Cosa moriva? La sua gioia, l'allegria di Dio, la felicità di Dio. E mettiti nei panni di Dio a vedere il figlio Cristo morire sulla croce. E a volte, fratelli, dobbiamo prendere decisione, fare scelte. Quante volte ho dato delle punizioni ai miei figli e dopo il mio cuore mi piangeva per la tristezza che devono pagare quella punizione, ma non potevo salvarli perché altrimenti non avrebbero rispettato la disciplina di Dio. Credo che passa a qualunque missionario, succede ad ogni uomo e donna di Dio, fare decisioni, fare delle scelte, prendere decisioni difficili. È difficile, è duro. Succede nelle guerre, nelle battaglie, quando un comandante è vero, però uno buono, sto parlando, vede morire i suoi soldati e fa delle scelte: chi manderò a morire? La maggioranza moriranno in questo, ma chi manderò? E se è un ufficiale vero, di cuore, lui piange insieme ai morti, piange per i morti. Noi che siamo tutti missionari di Dio, ogni vero cristiano è anche un missionario, perché abbiamo Gesù nel cuore che è un missionario. A volte c'è da prendere decisioni difficili. È capitato a me nella mia vita diverse volte, sono sicuro che è capitato a ciascuno di voi. Sì, sì. Prendere decisioni che costano, e non sto parlando di soldi. No. Decisioni che... separazioni. Separarsi. O perché a volte le pecorelle, qualche pecora ti abbandona, o perché tu devi andare avanti e lasciare Lot alle spalle, lasciare Lot a Sodoma e andare avanti e pregare e piangere e disperarti: Signore, aiutalo, aiuta questo amico, questa amica, questo fratello, questo figlio, la figlia. Signore, sta facendo una scelta sbagliata, Signore. Questo figlio, questa figlia stanno scegliendo cose sbagliate, Signore. Lo so, cadranno nella fossa, ci sono cascato anch'io. E non puoi fare niente. Quando il figlio prodigo se ne andò, cosa poteva fare il padre?
Padre, dammi la mia parte che mi spetta, che me ne voglio andare. Stanco di te e del mio fratello fedele. Cosa deve fare il padre? Gli ha dato la sua parte d'eredità. Lui se l'è spesa nel mondo, con le droghe, il bere, le donnine del tempo. E il padre piangeva nel suo cuore. Figlio mio, quante volte il padre del figlio prodigo avrà guardato le stelle del cielo e dire: figlio mio, apri gli occhi, vieni a Dio, vieni a Cristo, figlio mio. Quanto tempo ancora dovrei soffrire nel mondo, separato da Dio, dalla sua verità, solo perché il diavolo ti sta dando delle soddisfazioni, dei vantaggi immediati nella carne. Figlio mio, io ci sono passato, quindi so di cosa parlo. Amen, sì. E sicuramente anche voi, altri fratelli, ci stanno passando adesso, anche forse più di me. Grazie, vi voglio Signore. Bene, fratelli. Grazie, Gesù, Signore. In questo momento, se ti ritrovi la notte, tardi la sera, a guardare le stelle e pensare a qualche fratello, sorella, i figli che sono prodighi da qualche parte, guarda bene bene dentro le stelle, finché vedi Gesù, finché vedi il volto di Dio, finché vedi che il Signore sa cosa sta facendo, finché senti nel cuore che Dio ti dice: io so tutto, vedo tutto e tutto è sotto il mio controllo, dice il Signore, anche le cose che vanno sbagliate. Gloria al Signore. E allora alzate la testa, che la nostra redenzione si avvicina. Alziamo il capo e guardiamo al di là della tormenta, al di là della tempesta, al di là di quelli che sono ciechi e non vedono la parola. Al di là, fratelli, vedremo Gesù, vedremo la parola. Vedremo che tutto copre a fin di bene per quelli che amano il Signore. Vediamo oltre, fratelli. Non ci fermiamo al male immediato intorno. Oltre la tempesta, la tormenta, le nuvole nere, il sole brilla sempre. Vi abbraccio, fratelli. Grazie, guardiamo Signore. Oltre. Grazie, Gesù. Vi amo, vi benedico. Siete nelle mie preghiere. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Andiamo avanti, fratelli, andiamo avanti. Amen. Come Abramo, come Gesù, andiamo avanti. Avanti, fratelli. Un abbraccio, Dio vi benedica. Amen, fratelli, tanto amore. Il Signore è con voi. Vi amiamo. Ciao.